Ci sono eventi motociclistici che ti segnano, che ti mettono alla prova e ti fanno conoscere persone che probabilmente diventeranno amici, che ti permettono di vedere posti incredibili e accendono in te una voglia irrefrenabile di avventura. Eventi che ti fanno amare il mezzo a due ruote che è sotto il culo, ma al contempo, in certe situazioni, te lo fanno anche maledire. Forse, se iniziate a pensare alla moto come strumento di avventura in giro per il mondo, è proprio merito e forse anche un po' colpa della AT. Allora, buongiorno ragazzi, quest'oggi siamo qui con il team Rosa per te, direttamente da Bitritto, da dove? Sì, hanno aggiunto la bandiera di Bitritto. Con Bitritto siamo in... Fabio, dove cazzo va? Voglio cercare un parcheggio. Ehi, Pantegana, vieni qua subito, un bacetto che sono tutto sudato. Oh, piano, Marretta. Tu vai a partire, vai che ti chiamano. Siamo ancora partiti e già mi fai quella faccia, ma solo esatto. Per il caldo però. Sì, assolutamente, nient'altro. So che andremo a fare una passeggiata. Di salute. Esatto. Raga, vi ho preso per il culo, si parte. Un po' di brio però, cioè non lo so ragazzi, si parte! Prima di parlare di noi, dammi qua, no, devo far vedere, si parte e prende per il culo. Sei pronto? Andiamo, è veramente... Mario, ma secondo te tutti sanno che cos'è quest'art? Sì, la fanno studiare le bambine a scuola. Praticamente la storia è questa, c'era questo Corrado Capra che era appassionato delle strade sterrate militari a confine tra Francia e Italia, no? Che è tutto confine... essendoci stata guerra e guerre, era pieno di fortini che si raggiungevano sale sterrate, e questo Corrado Capra disse: ma farle tutte in un botto, quanto tempo ci vorrebbe? E nel 2009 ha invitato 12 persone tra cui me a provare, e più o meno ci volevano 22 ore. E da questa cosa è nata questa manifestazione Ardal Pitù, che c'ha più di 500 iscritti e qui si parte da Sanremo. Chi è che accende la moto in un evento di moto? Si parte da Sanremo e si arriva a Sestriere facendo svariati chilometri a seconda della... come si chiama? Della versione, come si chiama? Categoria, sì Mario, categoria. Ci sono diverse categorie, Discovery, Classic, Extreme e addirittura quest'anno l'Extreme 1000. Cosa cambia? Cambia che ci sono la quantità di chilometri e la quantità anche di fuoristrada. Noi abbiamo fatto la classica ovviamente perché siamo... Nico, mi raccomando! No, ma qui c'è Federico Marretta! Federico, ma cosa hai combinato qua? Giustamente abbiamo fatto ritardo, altrimenti ci saremmo chiamati il gruppo di scappati di casa. Hai vinto il premio come miglior... Ciocchettino. Media che è discesa, oh! Ingegner Salvo, visto che ha il pedale del freno della standard, del GS standard, cosa hai messo? Un sasso, così l'abbiamo spessorato. Io che pro. E adesso vedremo come? Che cagata abbiamo fatto. Io una domanda te la dovrei fare, però siamo sporchi e stanchi. Però, come è andata? Bastardo, a me l'hai fatta. È andata bene. Qualche punto tosto abbiamo fatto poi la notte, tipo la pietraia prima di arrivare al passo Gilba. Ma te devi andare piano, devi andare piano. E ce la facciamo per di pesi, Gizza.
pericoloso questo. Potete iniziare ad andare a raccogliere morti e feriti di là. Come stai? A posto. In che ora sei arrivato? Ci abbiamo fatto tardissimo, ho riparato due gomme. Mi hanno detto che sei bravo a spanare. Sei bravissimo, lo spanatore. Non avere paura. Vai, vai dentro che sì, devi sì, sentilo, tela, sentilo, tela, sentilo. Senti, fallo venire. Aspetta. Perché due? Questo che devi prendere. Sì, ma devi prendere questo prima. Senti, anche... Fermo. Neanche. Togli il gommino, togli quella. Anche la Ferrari ha un'assistenza così. Ce l'hai? Oh, aspetta. Allora, mi ha detto che tu eri quello più invidiato dell'app, perché? Ho dormito insieme a te. E avevi l'890 più kittata. Esatto. E forse perché sono quello che è andato per terra più volte. Fare quest'altro? Il tuo ciuffo, i tuoi video, la motivazione che dai a tutti quanti. Sono riuscito a sorpassare uno svizzero, non ci credo, un crucco cazzo, l'ho sorpassata, un giorno di office sono riuscito a sorpassare un crucco. Gas cazzo, dai! Dai! Il livello è questo, Il livello di difficoltà, bene o male, è questo, Tutto così, forse a settre ci arrivo, forse ragazzi. Vai desertina, dai, fagli vedere chi cazzo sei. Vai. Vai. Brava. Vai. Tira su. Che tesoro. Ah no! L'hai fatta? Ah no! Bene! Senza cadere! 4-5 se ne sono sdraiati, Stiamo facendo qua l'inizio della salita per arrivare a Prato Nevoso. Morti e feriti! Orco! Va bene. T'avevo detto io, fermati lì e devi prendere la rincorsa bene. La battaglia. Uno, due. Come va? Facciamo passare. Vai. Aspetta, occhio. No, ce la fa. Aspetta, ecco, l'ha persa pure. Metti. Ce l'hai? Sì. Bravo Porcello!
Allora, un team di merda, anche perché Paolo mi ha lanciato il cellulare. Mare! Boom, cellulare per terra. Via! È andata molto molto bene. Una cadutina me la sono fatta. Però dai, è andata, siamo arrivati alla fine. Grazie Fede. Ti voglio bene. Ma spostati! Porco demonio! Aspetta che ti do... Aspetta, prima parti tu, eh? Ok. Vai. Ok. Vai. Ti sei spenta? Eh? Eri di seconda, andavi troppo piano e ti sei spenta. Vedi se riesci a partire. No, non ce la fai qua di seconda, vai. Ha qualcosa da dire in suo discolpa? Mi sa che forse ha portato leggermente sfiga. Tre cadute, una bucatura, una sostituzione cerchio, una GoPro persa, un telefono perso. Non abbiamo... Ma è stato un atto della Madonna allora! Infatti rifacciamola. Ripartiamo anche adesso. Su. È stata fondamentale, mi sono divertito tantissimo e sei veramente una bella persona. Quindi tocca rifarla? Assolutamente sì. Grande, Vale, grazie. La faccia del marrettone. Ciao marrettone! Marrettone! Allora, piccole considerazioni. Alla fine la scaldapizzette sta andando e si tiene un passo allegro. L'unica cosa, i primi due passi che abbiamo fatto, che erano molto molto scassati, sentivo che non gliela faceva, allora saliva pulita, cercavo di evitare i sassoni, però ci siamo. E considerazione invece gomme. Ah, c'è scritto qualcosa? Dallo. Bravo, vabbè, vai. Sto utilizzando le Dunlop e Trail Max Raid. Ci siamo. Davanti le sto tenendo a 2.1, dietro a 2.2. E mi sta piacendo anche il fatto che comunque riescono ad assorbire parzialmente un po' di scassato che c'è qua, che c'è da queste parti. Altre cose, è bello. Cioè, ti diverti, vai forte, rallenti un attimo, vedi. Tanta bella gente. Albi, vedi tanta bella gente? No. Sapete cosa mi sono reso conto? Che tutti sti bastardoni vanno come gli animali. E poi il paracoppa? Il paracoppa, che dire, lo dobbiamo cambiare. Dicendo... devo dare una sistemata al paracoppa prima che buca la vaschetta della... Oh, gliel'avete mandata, eh! Porco zio! Porco zio! Pinne, cucine, occhiali, pappa! Cos'è uscito tu, Nico Di Bari? Niente, poi te lo dico in privato, cosa è uscito. Che hai fatto il terrorista anche a questa edizione dell'AT? No, guarda, è una passeggiata! Tra le pietre c'è tipo il wanted. Però me la sento troppo dentro sto cazzo di... Alberto? Una bomba da rifare, bellissimo. Anche neanche tu ci hai dato come un dannato. Mi sono un po', in certi momenti mi sono cagato addosso, però devo dire che sicuramente mi devo cambiare prima di partire verso casa. Però dai, almeno abbiamo... Allora Mauri? È stata cazzuta. Che vuol
dire cazzuta. E l'ho preso un po' che l'ho dato un po'. Ma cazzimma! No, no. Fino a quando non si vede va bene. Abbiamo dormito, abbiamo riposato bene. Sì, tre, due ore. Ho trovato un hotel fantastico. Vista Alba. Vista Lampione. Quando andiamo a letto? Che ore sono? Ho perso... Sono le sei? Le sette? Che ore sono? Che va la figa? Sai, hai presente il film? Hai presente il film quello là dove... coso là? Quello si chiama? No, quello che si perde nell'isola sperduta, là, che Wilson. C'è scritto... Wilson! Che c'è, alla fine c'è scritto viva la figa! La stessa cosa, no? Cioè, guardate che come siamo accampati, sono le tre... Ovviamente abbiamo fatto tardi, dimmi Gio. Puoi chiamare l'impresa di pompe funebri. C'è un sacco salma, Gio. Minchia. Matte, tu dormi così? Minchia, hai visto che bello. Ma ti vuoi mettere qualcosa per la luce? No. Che ci vuole? Noi on. Non so più. Oh, cose da fare alle 3 di notte. Questa è la gazzettina. Aspetta, fammi vedere. Contro il malocchio. Allora, siamo arrivati stanotte alle 3. Ecco. E praticamente non si vedeva niente. E c'è questo, come la chiamiamo? Casolare. Casolare. E arrivato a un certo punto i ragazzi erano ancora tutti eccitati all'ultima pietraia e cose. Nato. Sì, molto. Ma questo qua è diventato più merdoso o sbaglio? E io non l'avevo mai fatta, quindi non so come erano gli altri anni. Io me l'avevo detto, forse è una salita. Alle 2:20 di notte! Il sangue devi buttare! No! Mi sa che lo stanno buttando. Bang! Alle 2:20! Capito? Quindi che volo che fa? Sei volato! Piano! Fermi! Oh raga, io mi avevo avvisato, forse c'è una salita hard. Raga, non bisogna mai seguire il marretto. Ma fatto inculare in tutte le occasioni, in Tunisia, in Italia, vaffanculo. Dai, ma questa è dai. Anch'io, c'è 35.000 euro di moto, 1 milione di euro. Raga, un milione. Una cosa, com'è che di 2GS ancora non ce n'è uno? E le mucche sono a pascolo. Che succede? Che cazzo? Che cazzo? Tutti i cadaveri davanti a me! Tutti i cadaveri! Meno male! Aspetta, anche Fabiano! Che successo? Che successo? Bella miseria maiala. Che successo? Ti è passato il sonno? Sì, possiamo continuare. Sì, qua selvaggi come le bestie. Stamattina Davide con la luce controlla. Praticamente tutto questo è un rifugio. Avevo potuto dormire a caldo? No, no, invece no. Com'era? Com'era dentro? Ospitale. Ma fuori meno, vero? Fuori oh, arrivato a un certo punto pensavo ci fosse il terremoto la notte, perché lui era lì così che tremava. Mi ha dato anche una carezza. Sì, è arrivato. No, sai cosa? No, io ho sistemato il coso, gioia, come mi sono freddo cane. Oh no, salvo, se il buongiorno si vede da...
buongiorno questa mattina. Mamma mia, un risveglio muscolare di quelli senza... Dopo aver dormito tutte queste ore ci sta. Dopo 25 ore di sonno. Comunque il Mauretto fa paura, eh. Oh, il Mauretto infermabile. Il Mauretto infernale, veramente. Io vorrei farvi vedere gli occhi dei partecipanti questa mattina. Vabbè, le canne non le consiglio. Ma che è successo qua? Cazzo. E poi Fabiano. Sto prendendo a fuoco. Come sta andando? Faticoso. Davanti alla telecamera. Vabbè, tanto devi dire tutto quello che pensi, tutto quello che ti passa per la testa. Bello. Non pensavo che fosse bello, che fosse impegnativo. Marghe, sai com'è andata l'at di Davide? No. Cuore mio, ma tu sai cos'è questo evento? Non lo so, come non lo sai? Due. Che si fa questo evento? In questo evento si fa una gara di moto. E poi tanto siamo qua. Steffi! Ah va, a mangiamo, a mangiamo, ah! Steffi, mi devi imboccare! No! Scusa Alice, ho dovuto farlo! Steffi, mi stai trascurando! Ragazzi, questo video è per voi, grazie per esservi fidati di me. E niente, volevo rassicurare tutti che il gruppo Scappati di Casa e Terroni Maledetti sono tornati sani e salvi. C'era qualcuno che aveva l'anniversario di matrimonio, non so se è ancora sposato. Detto questo, grazie, grazie davvero di cuore. L'importante è, sai, i cavalli buoni dove si vedono? Alla lunga corsa. Bravo, no. Noi ce l'abbiamo avuto, lungo o corto?